crediamo oggi di aver messo un primo tassello nel ricordo di Anna Rita. Per noi era fondamentale in Consiglio federale, quando è arrivata la proposta non c'è stato neanche il dibattito, nel senso che era troppo importante dare il segno simbolico di abbinare la marcia, il campionato assoluto, ad Anna Rita. L'abbiamo già fatto con, assegnando la denominazione del campionato nazionale dei 20 km, ma ci sembrava particolarmente opportuno dare questo segnale per una persona che è diventata poi un simbolo non solo dell'atletica, ma del modo di essere donna e di essere donna in Sicilia, quindi una bellissima cosa. Un suo giudizio sul percorso dal punto di vista tecnico, cronometrico e della risposta degli atleti a questa gara durante proprio i momenti più duri? Parlavo proprio qualche minuto fa con Antonio Latorre, il nostro direttore tecnico. Il percorso è molto buono, è veloce e la temperatura è perfetta, quindi noi in Sicilia abbiamo questa grande fortuna e i risultati sono buoni, nel senso che questo viene visto non solo come un momento di arrivo per il campionato assoluto, perché si assegna il titolo italiano, ma anche come passaggio e come tappa fondamentale per i mondiali di Doha. I primi risultati, i test di lattato che stiamo facendo sono molto interessanti e quindi il direttore tecnico e tutti siamo particolarmente soddisfatti. Ci possiamo augurare di avere un record italiano su un percorso del genere nel comune di Anna Rita Sidoti o una prestazione internazionale ad alto livello? Assolutamente sì, oggi credo che sia un meccanismo di passaggio, quindi non credo sia un grandissimo risultato tecnico, ma certamente il segnale che dovrebbe dare per esempio Eleonora Giorgi nei 35 km dovrebbe essere un segnale molto incoraggiante anche sul piano internazionale. Cosa cambierebbe di questa giornata se potesse riportare indietro il nastro e rivedere quello che è stato finora? Ma guarda, sostanzialmente quasi nulla, nel senso l'unica cosa che io penso che si possa fare di più è il fatto di far diventare questi eventi degli eventi multisport, quindi c'è una grande possibilità di abbinare anche altri momenti di divertimento e quindi rendere ancora più festoso il tutto, però è tutto perfetto, una grande organizzazione da parte di Nunzio Scolaro, del comitato provinciale della FIDA, lo dico non per... Lui non cambierebbe niente, l'ha già detto. No, infatti non lo dico perché alcune attenzioni sono molto belle, non sempre c'è il culto del tricolore, per esempio, è una cosa che ho notato, ho apprezzato moltissimo, che venga dalla mia Sicilia è particolarmente bello. Andiamo molte volte in dei paesi dove non risulta, non esce chiaro questo piacere di essere tricolori. Oggi il tricolore è ovunque, è dove si passa, è dove si premia, è insomma un bel segnale da tutti i punti di vista.